Carissimi amici, buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla recensione di Mongoose in versione Alumigoose e Black Finish. Questa è una produzione molto recente di Mongoose che ha dato la propria produzione a Maggard Razor negli Stati Uniti. È un rasoio che entra nella famiglia di Mongoose e non vuole soppiantare la precedente versione, anzi non è la precedente, questo allarga praticamente la famiglia dei Mongoose. In questo caso in versione alluminio, black finish, quindi il nero opaco anodizzato, quindi una tecnica di verniciatura che, se non sbaglio, forse qualche tecnico più tecnico di me sicuramente di voi può correggermi, è un tipo di verniciatura elettrificata, quindi si utilizza appunto un procedimento chimico ed elettrico per caricare le particelle e quindi farle aggrappare meglio al materiale. Quindi questo è Mongoose versione alluminio, quindi molto leggera e devo dire molto efficace. La versione è SE, quindi single edge per avere un ampio spazio del canale di rasatura e chiaramente la testa è molto ampia, quindi è molto più ampia di un double edge e scorre molto facilmente sul viso. Non dobbiamo avere paura di non avere una doppia faccia, ma una singola faccia, perché comunque risulta essere molto efficace. Ebbene, le caratteristiche di questo Mongoose, Alumigoose, quali sono? Allora, praticamente la sua leggerezza consente, contrariamente al suo fratello maggiore, il Mongoose, quello in acciaio, che è molto più pesante, è pesante circa il triplo. Questo Alumigoose consente di avere una maggior pressione laterale, però, mai verso l'interno, laterale. Consente di avere una pressione maggiore sul rasoio e quindi un'efficacia maggiore, dove invece con il Mongoose in versione acciaio avevamo molta cautela perché era molto pesante e quindi si aveva quasi la paura di incidersi il viso. Quindi era talmente leggero l'approccio che poteva risultare leggermente inefficace. Cosa contraria invece con questo nuovo Alumigoose, dove la testa ha un'inclinazione leggermente maggiore, ma anche abbastanza pronunciata, proprio guardate che cuneo che ha questo Mongoose, Alumigoose, pazzesco. Ebbene, questa inclinazione vi consente di avere una rasatura efficacissima. In più la sua leggerezza che trasmette un po' più di tranquillità nell'utente, è invece un'arma molto potente contro la barba. E infatti riesce a portarvela via con una sola passata con estrema facilità. Ora, i pesi e le misure. Il suo manico ha sezione con sfaccettata a questo punto, perché ha dei lati, quindi ha delle facce, e la sua presa non ha un grip eccellente, però diciamo che questa sezione così esagonale non vi fa sfuggire assolutamente
il rasoio dalle mani, anzi è molto saldo. E il manico è piuttosto lungo, quindi è facile da utilizzare nei vari approcci di presa, quindi in alto, al centro e verso il basso, in modo come vi trovate meglio, appoggiando anche il mignolo soprattutto sotto la base. In questo modo si riesce ad avere una rasatura perfetta, una presa del rasoio perfetta e una rasatura molto profonda. L'ho testato per tutta la settimana, quindi 5 giorni di utilizzo tutte le mattine, e posso dire che è un grande rasoio che viene commercializzato da Magad Razor, è stato praticamente frutto della concessione di Mongoose. Ha dato l'esclusiva a Magard di vendere i propri rasoi, e quindi lo trovate su Magard, questo fantastico rasoio. Si trova in due versioni, nella versione alluminio satinato e black finish, che è questa. Il peso, vediamo sulla bilancia elettronica. Allora, il peso oscilla tra i 50 e i 51 grammi, un'arma letale, eh? Anzi, adesso passa, sì, no, 50 grammi, 50, è 50 grammi, 50 grammi di rasoio, e con una costruzione formidabile. Come vedete, è un tre pezzi, il manico è bellissimo, il manico è stupendo. Quindi si estrae il pettine che insieme alla sua testa danno un'inclinazione formidabile alla lametta, costruito in modo eccezionale. Guardate che bello, è stupendo. È stupendo, e questo è il coprilama con appunto la scritta, la sua marca di riconoscimento Mongoose, e la vite cava addirittura per avere una portanza ancora più alta, ancora più resistente. Ecco la vite ed ecco il coprilametta. Come si arma questo rasoio? Si arma con questo tipo di lame, che sono fornite nel dispenser. Questo dispenser da cui si estrae la lametta. Si estrae la lama, e cosa si fa? Si appoggia su due tacche, vedete, in questo modo, e poi si tiene la testa, si appoggia, copre la lametta, si appoggia il pettine in questo modo, e si avvita il manico, leggermente più laborioso del double edge, però ecco, questo è il grado di visione della lama, quindi è molto esposta ed è eccezionale. È un rasoio veramente bello, veramente efficace, che ho potuto provare durante la settimana, e lo vedremo molto presto in video per una rasatura. Un rasoio di alta classe, di notevole pregio e di altissimo contenuto ingegneristico. Qui stiamo andando oltre. In questi ultimi mesi le produzioni dei rasoi sono lampo praticamente, quindi si fa fatica a
ad accaparrarseli e non sempre è possibile. Purtroppo i costi dei rasoi sono anche piuttosto elevati, però se si sa scegliere bene, si fanno degli ottimi affari, per quanto riguarda prendere questi pezzi unici che diventeranno sicuramente poi vintage come vintage e magari fuori produzione come è stato per Cobra, per esempio, e per altri rasoi che purtroppo non vengono più prodotti per costi di produzione molto alti e perché magari i produttori hanno fatto altro per N motivi. Quindi Mongoose, Alumiguse, Black Finish oppure in alluminio satinato diventano due prodotti di punta come efficacia per Mongoose e buona rasatura a tutti con questo splendido rasoio di recentissima produzione. Guardate che cuneo. E che bellezza e l'esposizione della lama, fantastico. Cari amici, la recensione di Alumigus termina qui. Un grosso saluto da Mauro, dalla rasatura del Neofita. Ciao e a presto per un nuovo video.